Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città. Inizio di novembre, lo sapete, tante celebrazioni, e i santi, i defunti, ma abbiamo scelto di aprire. Questa nostra puntata con il pontificale di San Carlo, presieduto in duomo dall'arcivescovo, proprio per l'importanza di alcune sue indicazioni che crediamo siano utili non solo per i sacerdoti, per il clero, per il rapporto tra il vescovo e i suoi preti, ma anche per tutti noi. Un invito alla fiducia e all'opera comune, a promuovere la pienezza e l'attrattiva della missione come unità visibile. L'Omeria che l'arcivescovo propone in Duomo nel pontificale da lui presieduto per la festa liturgica di San Carlo Borromeo è un richiamo, un auspicio e una richiesta nel nome del copatrono della diocesi. Tutto in cattedrale parla di San Carlo, tanto che il vescovo Mario, prima della celebrazione, sosta in preghiera con i sacerdoti presso lo scurolo, dove si conserva il corpo del Borromeo, del quale l'attuale successore indossa l'anello, il paglio e il pastorale. Per l'occasione concelebrano i vescovi ausiliari, i membri del Consiglio Episcopale Milanese, molti presbiteri. Alcuni di loro rappresentano le istituzioni volute, riformate o che direttamente si riferiscono al Santo Patrono, la cattedrale con l'arciprete Monsignor Gianantonio Borgonovo, la Curia con il moderator Curia e Monsignor Bruno Marinoni, il seminario col prolettore Don Enrico Castagna, la congregazione degli oblati dei Santi Ambrogio e Carlo con il prevosto Don Gaetano Vinaghi. Presenti anche i seminaristi, i diaconi, i fratelli oblati, gli ausiliari di diocesane, le confraternite, gli ordini cavallereschi. L'opera di San Carlo Borromeo, quell'opera per cui ha consumato la sua vita, le sue energie, le sue risorse, intendeva edificare il segno della Chiesa unita intorno al suo pastore. Sottolinea subito l'arcivescovo indicando l'opera del Santo per l'unità e la generosità nel soccorrere i poveri, oltre al suo contrastare in tutti i modi l'infiltrazione della riforma luterana e difendere le prerogative della Chiesa cattolica rispetto al potere civile dell'autorità spagnola. Anche se talvolta può sembrare che l'idea borromaica di unità coincidesse con l'uniformità, ciò non permette comunque di evitare l'interrogativo su quali siano le strade da percorrere oggi. Da qui alcune attenzioni. In primo luogo la fiducia. Abbiamo da compiere un'opera comune. È più importante il servizio all'unità che l'esibizione dell'originalità. Chiarissima l'esemplificazione concreta. I trasferimenti dei preti devono essere testimonianza di continuità lungo le linee diocesane. Tutti coloro che sono chiamati al ministero sono collaboratori dell'unico vescovo per l'opera comune e l'opera comune è frutto di un procedere sinodale. Insomma, un presbiterio unito, non uniforme, che coltiva rapporti fraterni. E non solo amicizie selettive. Un clero. Che vive l'obbedienza non come una zavorra o un fastidio, ma come la fierezza e la gioia di collaborare all'edificazione della Chiesa, è un clero che offre nel suo complesso l'immagine del buon pastore. Poi l'affondo. La nostra missione non è una pressione da esercitare per spingere la gente in una direzione. Perciò, Invito i miei più diretti collaboratori, i preti e i diaconi e tutti gli operatori pastorali e tutti i fedeli che desiderano condividere il servizio all'unità all nella comunità cristiana, nella grande Chiesa di Dio, a mostrare in opere e letizia che è meglio essere insieme piuttosto che disperdersi. Rimaniamo idealmente in Duomo perché domenica 17 novembre alle 17:30 come tradizione avremo l'inizio dell'Avvento Ambrosiano. Prima domenica appunto di avvento, celebrazione presieduta da Monsignor Delpini 17:25 diretta su Chiesa TV canale 195. Abbiamo detto giorni intensi di celebrazioni, la ricorrenza dei defunti certamente così nel cuore, non solo dei fedeli ma credo di tutti. E allora noi abbiamo seguito l'arcivescovo al monumentale, grande cimitero nel cuore di Milano, con un messaggio che può venire proprio da lì. Vediamo. Da un cimitero, la città dei morti e del silenzio, può giungere un messaggio alla metropoli dei vivi, rumorosa, intraprendente, indaffarata e spesso segnata dallo scetticismo? Sì può, anzi deve, per parlare forte e chiaro, alla Milano di oggi. È questo che l'arcivescovo dice al cimitero monumentale, messa all'aperto, preceduta da un momento di preghiera personale presso la sepoltura del servo di Dio, Monsignor Luigi Ciussani. Sono venuto qui per celebrare l'immensa moltitudine dei figli di Dio, fatta di volti e di storie, scandisce l'arcivescovo, in riferimento al capitolo 7 dell'Apocalisse appena proclamato. L'immensa moltitudine è fatta di persone che hanno fatto il bene e anche di persone che hanno fatto il male. È fatta di giusti ed è fatta di peccatori, è fatta di gente che ha sofferto e di gente che ha fatto soffrire. L'immensa moltitudine è davanti a Dio con tutta la varietà delle sue storie, con i suoi vizi e le sue virtù. Ed è appunto guardando tutto questo che si può essere tentati dallo scetticismo. Il pensiero scettico dice, ecco vedi, alla fine muoiono tutti, alla fine tutti vanno a finire nel niente. E il pensiero scettico dunque pensa che non vale la pena di affaticarsi a fare... Il bene. E se certo non possiamo immaginare cosa succeda nella festa di Dio, già la Sua parola rivela che chi vi entra vede la verità. E cioè si vede la verità di questa pagina del Vangelo che dice: Beati, beati coloro che fanno il bene, beati coloro che hanno sofferto la sete per la giustizia, beati i miti che hanno rifiutato la violenza, beati coloro che sono stati perseguitati. Nasce qui allora la possibilità che dal monumentale ci. Nel cuore di Milano è così caro ai milanesi. Venga un messaggio capace di andare oltre lo scetticismo. Città di Milano. Città così operosa e intraprendente, città così indaffarata, città così accogliente, città così popolata da tante persone che vivono, vengono da ogni parte del mondo, che praticano ogni religione, che parlano ogni lingua. Città di Milano, guarda, guarda verso la festa di Dio. Non chiudere gli occhi al tuo futuro, non dimenticare la tua vocazione e impara a credere. Che là vedremo la verità di questa parola: là troveremo che è giusto fare il bene e sbagliato fare il male. Abbiamo pensato di rendere conto di questa celebrazione. Proprio nel cimitero, che come dicevo è nel cuore di Milano e dei milanesi, con il Famedio, con i nomi dei cittadini illustri scritti nello stesso Famedio, però l'arcivescovo ha celebrato messa anche al cimitero di Greco. State vedendo le immagini. Infatti, tutti i vescovi ausiliari si sono recati nei singoli cimiteri milanesi e l'arcivescovo quest'anno è stato nel quartiere popoloso di Greco dove vi è appunto un cimitero, ma eh, l'arcivescovo nel giorno del 2 novembre ha anche ricordato i caduti di tutte le guerre delle forze armate nella mattinata in Sant'Ambrogio e poi ha pregato personalmente brevemente in ogni cimitero della città di Milano, quindi Insomma è stata una giornata anche molto densa di preghiera, di ricordo, di intenzioni. Eh, in questo momento state vedendo proprio eh, diciamo il momento cardine della celebrazione a Greco nel cimitero e poi eh, ci si è recati in Duomo per la celebrazione proprio per tutti i defunti in cattedrale. E proprio in cattedrale l'arcivescovo ha sottolineato, questa è l'immagine ovviamente del Duomo, ha sottolineato l'importanza di continuare nel ricordo e questo appunto è il nostro omaggio possiamo dire virtuale per tutti i defunti così come abbiamo potuto fare per chi non è più con noi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di giovani, parliamo di oratorio. Chi ci ascolta in diretta di giovedì o comunque di venerdì eh, potrebbe essere ancora in tempo per recarsi a Brugherio per la grande occasione degli stati generali degli oratori milanesi. Pensate, 1200 già gli educatori e responsabili di oratori iscritti. E allora noi abbiamo voluto dire così perché è importante andare a Brugherio a questi stati generali. Aspetto che insieme ci si possa ispirare l'un l'altro e gettare le basi per l'oratorio del prossimo decennio, così che ci si possa adattare meglio al cambiamento. Esperienza interessante e formativa allo stesso tempo: non è una lezione da sentire, ma è qualcosa da vivere, è un'esperienza più che una lezione. Sono molto contenta di vedere. Questo impegno è una possibilità per noi fatta bene perché ci dà modo di, di vedere vari, attraverso piccole cose le varie realtà. Sono contenta della condivisione che stiamo vivendo e spero proprio che questo cammino di insieme porti grandi frutti per i ragazzi. Stiamo lavorando con responsabilità e con un progetto che possa davvero dare un contributo significativo al futuro dei, dei ragazzi. L'impressione è che per la prima volta penso dalla mia storia negli oratori ci sia una vera volontà di scambiarsi delle idee senza paura di fare brutta figura ma mettendo sul tavolo le debolezze e i pregi che questo genere di attività porta con sé. Incontrandoci fisicamente e vedendoci qua ad affrontare anche la stessa scheda tutti insieme ci consente anche di avere speranza nel fatto che sia possibile e attuabile fare questo incontro di tanti oratori per un unico oratorio nel futuro. Le immagini erano quelle della grande assemblea iniziale tenutasi a Bollate lo scorso febbraio proprio per lanciare Oratorio 2020, questo piano pluriennale. E adesso questo invece di Brugherio è uno dei momenti di snodo principali, lo ricordo Oratorio San Giuseppe appunto a Brugherio, la mattina lavori eh, in compagnia presieduti dal Vicario Generale Monsignor Franco Agnesi, il pomeriggio stessa articolazione però con la presenza dell'Arcivescovo Monsignor Delpini. Adesso è tutto per questa prima parte del nostro programma, ma restate con noi perché torniamo insieme davvero con tanti argomenti. A tra poco. Nei nostri studi, da cui usciamo subito per andare nel forese a Cormano. Infatti, l'arcivescovo ha deciso di iniziare la visita pastorale nei singoli decanati con un incontro qualche giorno prima dell'inizio della visita stessa con i giovani e siccome la prima visita pastorale dell'anno 2019-2020 è al decanato di presso, vi è stato questo incontro conviviale, ma poi anche approfondito, tra domande e risposte a 360 gradi proprio con tanti giovani e noi c'eravamo. Una bella occasione per mettersi in gioco, per parlare, per tracciare la strada e vivere la Chiesa come protagonista. L'applauso dei circa 200 giovani che saluta l'arcivescovo, dopo un momento conviviale vissuto presso l'oratorio San Luigi, della comunità pastorale Visitazione di Maria Vergina Cormano, è la risposta più semplice all'invito espresso da Don Marco Fusi, responsabile del servizio per i giovani all'Università della Diocesi. Per la serata inserita nel contesto della visita pastorale al decanato di Bresso, che come prima dell'anno 2019-2020, 2020, inizierà domenica 10 novembre, ci sono ragazze e ragazzi, gli scout, i sacerdoti impegnati in comunità e nel decanato. L'incontro, voluto dall'arcivescovo con una formula che si ripeterà per ogni visita, si articola in cinque interrogativi, ma alla fine arriva anche qualche domanda libera. Simone, vent'anni, che studia per diventare formatore psicomotorio ed è educatore in parrocchia, chiede come trovare un centro per amare incondizionatamente il Signore tra le tantissime attività di ogni giorno. La risposta del vescovo è declinata in tre passaggi, un tralcio che si stacca dalla vite e si secca, quindi non stacchiamoci da Gesù, andate a messa, portiamo frutto, bisogna avere tempi sufficienti per trovare ragioni profonde, infine vi raccomando la preghiera per ciascuno dei vostri ragazzi, così ritroviamo le ragioni per vivere l'oratorio. Francesco, 28 lavora in banca e consigliere comunale a Bresso e su questo si interroga. La prima cosa è questa, avere dei maestri vivi o anche di passati che però si conoscono perché che si studiano, non è che in due battute si può parlare di un personaggio che magari ha dedicato la vita alla politica. Ma come coinvolgere gli altri e resistere? Anche qui tre i modelli. Avere dei maestri che, 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 con, che convincono ad avere un'idea. Della politica e dell'amministrazione, anche avere dei maestri, parlare con la gente, aver voglia di vincere. Alice, educatrice in oratorio, ora trasferitasi a Firenze, infatti è collegata in video, affronta la difficile questione del vivere lontano da casa. Come insegnare a un giovane cristiano l'importanza di avere una regola? Chiara la via da seguire, secondo il vescovo Mario. La regola di vita è uno strumento che nella nostra tradizione diocesana si è ormai diffusa. Ragionateci insieme, come gruppo, e portatela in duo. Davide ha 25 anni e offre il suo contributo di impegno al centro d'ascolto. Come si fa a coinvolgere? Io direi queste cose. Cioè, la prima è che un'esperienza aiuta. La seconda cosa è eh, diciamo, il gesto minimo, cioè dire, far capire che non è che uno vuole salvare il mondo, uno vuole dare un, un po' di tè caldo. Ecco. Cioè, il gesto minimo è quello che tutti possono fare. Da ultimo parla la ventinovenne Ilaria, educatrice sportiva. Come far convivere la molteplicità degli impegni? Fate un discernimento, dice l'arcivescovo, è una scelta vocazionale. Così potete essere scintille suscitando altre scintille, chiamando a uno a uno. È solo la chiamata nominale che porta a una risposta personale. Al termine, la domanda è anche su una Chiesa sentita lontana. Direi anzitutto che la Chiesa siete anche voi come sono io, cioè il battesimo è uguale per tutti, quindi eh, se, se dovessete. Se dovessimo dire questa chiesa è restia a rinnovarsi, dovevo dire che no, a me non sembra, ecco perché questi giovani sono disponibili a fare quello che possono. E poi l'altra cosa è farsi avanti, dire bene, per rinnovare la chiesa, se io la amo, se io capisco che deve essere un segno per tutti i popoli, che deve essere un segno del regno di Dio, io mi faccio avanti e dico dentro, forza. Il mandato missionario ai giovani, espresso con la preghiera corale la lettura di brani dell'esortazione post-sindodale, Christus vivi. È una consegna. Siate lieti perché uniti a Gesù. Siate uniti di quell'amicizia che spinge ai valori. Siate intelligenti di quella capacità critica e sapiente che produce libertà. Credo che sia un'indicazione di cammino, non solo utile per i nostri ragazzi, per i nostri figli, ma certamente per tutti noi, davvero. E siccome la visita pastorale è un momento rilevante della vita di una chiesa particolare, di una chiesa inserita in un territorio fortemente come quella ambrosiana naturalmente, gli strumenti della Diocesi, strumenti di comunicazione della Diocesi, hanno pensato, segnatamente il mensile della Diocesi di Milano, Il Segno, ogni volta che vi sarà la visita nel Decanato, di approntare uno speciale proprio per capire la realtà delle singole parti di territorio in cui si reca il Vescovo Mario. E allora ascoltiamo il perché di questa iniziativa, Il Senso, dal direttore del portale della Diocesi di Milano, Pino Nardi. In occasione dell'apertura della nuova visita pastorale che quest'anno l'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini eh, inizierà dal Decanato di Bresso, i media di hanno voluto accompagnare questa visita pastorale dell'Arcivescovo eh, sottolineando e andando ad accendere i riflettori su questa realtà che lui è, visiterà, quindi l'incontro con le comunità cristiane e le loro, eh, la loro realtà sociale e pastorale. È un'occasione molto importante per la Chiesa, la Visita del vescovo anche per far conoscere quali sono le grandi ricchezze eh, presenti in questo nel territorio che l'arcivescovo visiterà, ma anche eh, l'occasione di ascoltare il suo magistero. Allora... I media diocesani hanno voluto eh, accompagnare questa visita con due iniziative speciali, a partire dal segno, il mensile della diocesi di Milano, che dal numero di novembre eh, seguirà passo passo con un dossier speciale, un inserto staccabile al centro del giornale e presenterà la, la realtà sociale, pastorale delle, del territorio che l'arcivescovo eh, visiterà. Partiamo da Bresso, perché l'arcivescovo parte... Da Bresso e quindi sul numero di novembre del segno troverete un inserto speciale dove eh, grazie anche al prezioso e esperto contributo di Rosangela Lodigiani che è una docente di sociologia dell'Università Cattolica insieme al suo staff ha fatto un'analisi eh, particolarizzata della realtà del decanato di Bresso e quindi ci fa scoprire qual è questa realtà sociale, lo fa scoprire ovviamente agli abitanti di quel territorio ma è utile anche a tutti coloro che vivono nella diocesi di Milano. Capire e comprendere qual è, eh, appunto, quali sono i problemi sociali, quali sono, eh, il, il territorio che cambia, quindi una, una realtà che è in profondo eh, cambiamento. Quindi troverete quello e si troverà anche l'idea di dare qualche esperienza perché ci sono tante davvero tante esperienze sul territorio, magari poco conosciute e quindi l'idea è quella di dare voce ai testimoni, ai protagonisti di queste iniziative di carattere caritativo, sociale e pastorale. Quindi partiamo con eh, il segno di novembre e via via nei prossimi mesi eh, con le altre, eh, gli altri dossier dedicati alle altre eh, decanati visitati. E poi Milano 7 che è il settimanale della diocesi che esce la domenica come secondo dorso del Quotidiano Avvenire, nelle domeniche del 10 e 17 novembre, che sono appunto le due domeniche di visita pastorale dell'Arcivescovo, eh, dedicherà delle pagine eh, speciali, appunto per anche in questo caso approfondire, eh, soprattutto da un punto di vista pastorale, eh, le, le, la presenza del, delle comunità cristiane e la loro eh, vivacità. Quindi, appuntamento con i media diocesani, il mensile il Segno e Milano 7 con Avvenire. E avete forse visto alle spalle del collega e amico Pinonardi che ringrazio il logo di ITL Libri che è la struttura appunto editoriale della Diocesi di Milano che sarà presente alla grande iniziativa, alla grande kermesse Book City di Milano con numerosi volumi, vi segnalo il dizionario biblico della letteratura italiana ma anche famiglie missionarie a chilometro zero, butta in tavola una storia molto particolare di un poliziotto che è rimasto eh, handicappato e che comunque è sempre in pista. Vi saranno diverse presentazioni e io voglio segnalarvi che riprende proprio da questa settimana e quindi eh, venerdì alle 20.15 su Chiesa TV, canale 195 e in replica domenica alle 13.40, sempre su Chiesa TV, la rubrica della Chiesa nella città oggi dedicata alle novità librarie. Come partire se non con due interviste dedicate proprio a autori e a personaggi che ritornano nei libri di ITL. Uno di questi libri sarà presentato appunto a Book City. Quindi non vi rivelo niente di più. Appuntamento se volete approfondire le novità librarie Chiesa nella città oggi, lo ripeto, venerdì ore 20.15 Chiesa TV 195 Digitale Terrestre e 13.40 in replica la domenica. Adesso parliamo della notte dei santi. Abbiamo pensato a un montaggio un po' particolare per questo servizio. I ragazzi sono stati in silenzio, hanno riflettuto e un po' vogliamo stare in silenzio anche noi. Ed ecco che parte la nostra missione. Dopo l'aspersione usciremo dalla porta centrale di San Un pensiero che magari ti rimane nel cuore e che ti porti a casa, Sesto San Giovanni. Eh, L'esperienza e le belle parole e l'entusiasmo che avevano queste persone che hanno testimoniato appunto la loro vita. La loro esperienza. Oggi si conclude il mese straordinario missionario che è iniziato altrettanto straordinariamente al Pime. Questa missione è nel cuore, non è necessario andare dall'altra parte nel mondo, ma siamo terra di nuova evangelizzazione. Questo è certo, eh, è certo anche che forse non c'è sempre, sempre chiaro. Eh, siamo contenti appunto che il Papa e il Vescovo ci guidino e ci indichino questa strada perché è importante. E non solo è importante, ma è anche quello che permette di tenere viva la fede, eh, perché appunto se la fede non è missionaria poi alla fine muore. Nessuno è inutile e insignificante per l'amore di Dio. missione della Chiesa è una missione di riconciliazione e di misericordia, non è di giudizio, non è organizzativa, non è di reclutamento, ma è una missione di riconciliazione e di misericordia. Questo è il messaggio, la missione che anch'io a nome del Signore vi affido. Io non so e non imparerò i vostri nomi stasera, ma il Signore lo sa e così. I vostri educatori. questi ragazzi sono una speranza senz'altro sono anche una gioia perché sono come una specie di promessa per la chiesa sono anche un interrogativo perché è chiaro che non è che sia facile decifrarne i sentimenti e non è facile essere tanto tranquilli sul cammino che li aspetta, però è bello vederli. Eh, sì, è stato proprio bello vederli. I ragazzi sono partiti e tornati a Sant'Ambrogio, nella Basilica Sant'Ambrosiana, per visitare dei luoghi dove si vive quotidianamente nella metropoli la missione, parlare con missionari del Pime, di altre realtà missionarie, e poi sono andati in Caritas, insomma, hanno girato le strade di Milano con quella missionarietà del tè caldo, un po' che diceva prima Monsignor Delpini ai giovani a Cormano. È stata veramente una notte dei santi interessante. E oltretutto inviati per la missione in questo mese straordinario del, della missionarietà, dedicato alla missione nella Chiesa Universale, nella nostra Chiesa particolare, che proprio si è concluso in questo modo, riteniamo molto bello. Adesso ci lasciamo, per poco restate con noi. Nei nostri studi da cui usciamo subito per andare a Villa Cagnola di Gazzada di schianno presso Varese per un incontro particolarmente significativo. Infatti abbiamo pensato di dedicare un ampio servizio, una sorta di specialino. Ormai è un nostro tentativo, fare dei piccoli speciali all'interno delle puntate su temi particolarmente rilevanti. Qui hanno dialogato le associazioni laicali a livello regionale lombardo. Un momento importante anche perché c'è stato un annuncio da parte dell'arcivescovo. Insomma, prove di dialogo, anche se in verità si dialoga da tempo, tra associazioni laicali cercasi una consulta. Esiste a livello diocesano, già esiste a livello nazionale, ma non esisteva a livello di regione. E allora vediamo. La mia presenza esprime la sollecitudine dei Vescovi della Lombardia per una promozione della corresponsabilità laicale. Interpretiamo questo momento, pur comprendendone le complessità e difficoltà, con invincibile fiducia. Nella sua veste di Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, l'Arcivescovo conclude la tavola rotonda che si svolge a Villa Cagnola di Gazzada, organizzata dall'Azione Cattolica Italiana, in vista della XVII Assemblea Nazionale, come occasione per un dialogo tra i rappresentanti di aggregazioni e movimenti laicali in Lombardia. L'Azione Cattolica Nazionale, raccogliendo il mandato dell'Assemblea del 2017, è indicato come una pista di lavoro, quella delle alleanze, cioè di lavorare con altri, un altri extraeclesiali, altri intraeclesiali e questo è un segno, cioè noi con l'Associazione Movimenti stiamo camminando da tempo, con alcuni i rapporti si sono fatti molto intensi e profondi. Sui tavoli dell'attenzione alla povertà, alle sfide educative, alla politica, ci siamo già incontrati, era bello questa cosa portarla a un'evidenza un po' più pubblica anche con questo convegno di oggi che assume un carattere un pochino più alto con la presenza dell'arcivescovo, dove questo dialogo diventa anche un parlare alla Chiesa della Lombardia e dire noi in questo desiderio di costruire la chiesa in Lombardia come aggregazione laicale laicato aggregato ci siamo ci siamo non siamo un futuribile ma siamo una realtà presente e quindi questo credo sia un bel segno anche da dire alla chiesa lombarda La cosa più preziosa che abbiamo da dare è la testimonianza il mandato di Gesù alla sua chiesa che non esiste per essere una ONG che offre dei servizi, ma esiste per essere un segno del regno di Dio. Così arriva anche la notizia. I vescovi lombardi promuovono la eh, organizzazione, cioè la creazione di una eh, consulta di un coordinamento regionale delle aggregazioni laicali e quindi una possibilità di incontro tra le aggregazioni laicali a livello regionale, così come c'è a livello diocesano e a livello eh, nazionale. Questa cosa che chiameremo CRAL, tanto per usare la sigla, quindi eh, Consulta regionale delle aggregazioni laicali è una cosa che stiamo avviando. Messaggio che dall'incontro emerge forte e chiaro nella riflessione centrale affidata a Matteo Modifica, Truffelli, Presidente Nazionale di Azione Cattolica, cui sono accanto Fedele Zamboni cioè della GESCI Lombardia, Ruffino Selmi per Reati e Michele Capiotti della Fraternità eh, di Comunione e Liberazione. Penso che essere oggi costruttori di sinodalità dentro la nostra Chiesa, che appunto è quello che Papa Francesco ci chiede, sia una sfida che riguarda in modo del tutto particolare le aggregazioni laicali, cioè le associazioni, i movimenti, l'essere laici aggregati, perché i laici aggregati possono essere fermento dentro la Chiesa di, di tessuto buono, di redazioni, di capacità di condividere, di capacità di ascoltarsi reciprocamente, ma anche di ascoltare il mondo, la realtà, l'esistenza delle persone. E, questo funziona se queste realtà, queste associazioni sanno rimanere diciamo radicati lì dove sono, cioè dentro il proprio territorio, dentro la chiesa locale, dentro la chiesa diocesana e camminare con la chiesa eh, diocesana. A queste condizioni eh, associazioni e movimenti sono veramente in grado di portare un di più nella sinodalità della chiesa, possono anzi essere esperienze... E esemplari di, di sinodalità perché crescere in associazione vuol dire crescere in una realtà in cui ci si abitua a, a discutere a confrontarsi a cercare la sintesi a cercare ciò che unisce invece che ciò che, che divide ecco in questo modo credo che l'esperienza del laicato associato sia una grande scuola di sinodalità per tutta, per tutta la chiesa e quindi anche una grande risorsa per non solo per la Chiesa, ma per la nostra società, per la cultura del nostro tempo, per la politica del nostro tempo, per i territori. Noi oggi abbiamo bisogno di mettere insieme invece che dividere e questo in associazione lo si impara in maniera molto forte. Nota Capiotti, come movimento mettiamo a tema le ferite e le solitudini di questa società. Che appartiene a tutti. Selmi richiama la passione su qualcosa che è condiviso, anche se con percorsi e sensibilità diverse, come l'economia civile e una nuova visione del mondo, dell'uomo e dei poveri. Zamboni evidenzia: l'azione educativa coinvolge tutti. Il servizio, che non è il semplice volontariato, è ciò che ci può unire. Un incontro impensabile 40 anni fa, mettersi insieme a dialogare da credenti, sapendo che abbiamo la stessa origine. Forse è difficile è difficile anche da pensare una tavola rotonda così qualche anno fa. Percorsi di alleanza, cercasi. È <ride> il, il frutto della Chiesa, è Cristo che si muove e, fa, e cambia le cose, cambia le carte in tavola. Per tutti noi è cambiato innanzitutto il mondo in cui viviamo e questo ci ha obbligato diciamo, a essere molto più essenziali a buttare via le carte che non servono a vivere, a prendere quelle che servono e questo ha fatto scoprire anche l'un l'altro che non è il problema di eh, chi arriva prima in un posto, ma il problema è arrivarci, quindi anche se è l'altro che mi dice cosa devo fare, va benissimo. E questo è impressionante perché la Chiesa è un luogo straordinario proprio perché c'è Cristo. E seguiremo questo crawl questa nuova consulta proprio dal 29 di novembre perché ci sta particolarmente a cuore come Laici e come Laici in Sinergia. Per noi una segnalazione che ci piace condividere. Sabato 16 novembre alle ore 10 in Duomo l'arcivescovo presiede la celebrazione per il sessantesimo dell'Oftal, Opera Federativa Trasporto a Malati Lourdes. Questa realtà così importante, voluta oltretutto dalla. Ora Cardinale Montini, arcivescovo di Milano 925 diretta Chiesa TV, canale 195. Rimaniamo idealmente in Duomo, abbiamo iniziato la puntata con San Carlo. Adesso la terminiamo col pontificale di tutti i santi non c'è forse nel mondo intero una Chiesa più adatta a celebrare questa solennità del nostro Duomo, perché. Il numero delle statue che ricordano eh, personaggi della storia santi, beati, e sono, è impressionante e noi celebrando qui ci sentiamo eh, quasi fisicamente eh, presenti nella comunione dei santi, celebrare in duomo la festa di tutti i santi. Non tanto qualcosa di cui vantarci quanto la responsabilità di diventare, per quanto riusciamo, anche noi santi, secondo il modello che ci è stato proposto. Sono queste le espressioni con cui l'arcivescovo conclude il pontificale da lui presieduto in cattedrale la mattina del primo novembre, sintesi di un modo di concepire la santità, ognuno con i propri carismi e responsabilità che trova la sua radice nella testimonianza quotidiana di cristiani, i santi appunto che si fanno parola del Vangelo in carne e ossa, ripetendo l'antico messaggio «Tu sei fatto per la santità». Questa festa che celebriamo, aggiunge Monsignor Delpini, è l'occasione per recuperare parole censurate, messe forse tra i rifiuti per l'imbarazzo di sentirci antiquati. Questo complesso di essere aggiornati, che induce a mettere le parole in discarica, la frenesia di fare ordine nel vocabolario, la distrazione o la fretta rendono sbrigativi e si finisce per buttare via anche quello che è prezioso senza distinguere le cianfrusaglie dai gioielli. E tuttavia il vocabolario troppo povero ci rende tutti più poveri. Dalle beatitudini allora appena proclamate come lettura evangelica di Matteo, proprio della solennità di tutti i santi, si comprendono quelle parole che sono perle preziose. E per esempio, come si chiama quella specie di ribellione suscitata dallo spettacolo dei prepotenti che umiliano i deboli? Come si chiama? quel senso di colpa per aver girato la testa dall'altra parte di fronte all'insulto di chi banchetta e sperpera al cospetto di chi muore di fame. Come si chiama quel rimorso per la viltà che ha indotto a censurare le denunce e a pagare dei sapientoni? per dirci cose piacevoli e per darci giustificazioni, per autorizzarci a non pensare. La risposta è come sempre in un Vangelo, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, che non sopporta le diseguaglianze offensive, rivelando... Che non siamo fatti per una solitudine arrabbiata, ma per cercare le vie della riconciliazione fino al perdono, che non siamo fatti per un egoismo indifferente e spietato, ma per una premura capace di soccorrere, per una generosità mite e sorridente. Bene, siamo alla conclusione della nostra puntata, non mi rimane che ringraziarvi, darvi appuntamento come sempre giovedì prossimo su Telenove e poi le repliche su Chiesa TV e La Chiesa nella città oggi, lo ricordo lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, novità librarie, ore 20.15, sempre Chiesa TV. Grazie, ciao.